Ciao a tutti e benvenuti a un'altra guida sui set dungeon. Stavolta parliamo di crociato con il set dell'invocatore. Allora, intanto iniziamo dicendo che nel cubo potete giocare un flagello fulmineo o addosso o nel cubo, e un cuore di ferro o una corazza dell'aquila nel cubo, è indifferente quale dei due. E poi io sto giocando un oro di Kimbo a caso perché non c'è nessun altro anello che ci abbia un senso giocare addosso, tranne Lanterna della Giustizia che però sto già equipaggiando, quindi qualunque altro set, cioè qualunque altro oggetto non ha veramente nessuna rilevanza, quindi gioco l'oro di Kimbo perché è quello più stupido in assoluto. Poi abbiamo bisogno ovviamente di avere il bonus da 6 pezzi del completo, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E rollati come capita, capita, perché tanto io non ho mai giocato questo set e non c'ho neanche idea di come dovrebbero essere rollati. Poi, pegno e rosa, sto giocando pegno e rosa solo perché sono primordiali e fa figo vedere il contorno rosso. E è vero, giuro. E corazza dell'aquila sempre per lo stesso motivo, cioè in realtà corazza dell'aquila conviene giocarla perché comunque vi riduce il danno di parecchio, però poteva anche non essere primordiale, però no, ci ho messo questo. E poi dicevamo, Lanterna della Giustizia è veramente in realtà è importante perché comunque ci fornisce una riduzione dei danni pari al 51% fino a un massimo del 55% della probabilità di parata. E, Cinta della Vigilanza perché ci abbassa i tempi di recupero. E poi che altro? È Abbattimento perché infligge da un minimo del 75% a un massimo del 100% dei danni da spine a ogni attacco. E poi Votoias perché i nemici colpiti da istigazione subiscono danni da spine doppi. E poi basta per quanto riguarda l'equipaggiamento. Allora, vabbè, vi consiglio diamanti perché tanto avete soltanto bisogno di riduzione del danno, perché il danno poi lo fate con le spine. Quindi diamanti sia nell'elmo per la riduzione dei tempi di recupero, sia nel petto che nelle gambe per un aumento delle resistenze. Poi Topazio per un aumento del danno da spine nell'arma. E poi come gemme abbiamo la Boyarsky, ovviamente, poi abbiamo Rovina dei Prigionieri e poi abbiamo Gogok per una riduzione dei tempi di recupero. E questo è quanto per quanto riguarda equipaggiamento e cubo. Per quanto riguarda invece le abilità, giochiamo Punizione con Celerità, perché genera collera per attacco e quando pariamo un attacco con sensi affinati aumentiamo la velocità d'attacco, che non serve a niente in realtà, però è comunque un'abilità che rigenera collera. Consacrazione Colletto di Spine, perché ci serve, viene richiesta proprio tra gli obiettivi del set. Carica del Destriero per sbrigarci, con vigore che ci fa durare 3 secondi in più. Scorza Ferrea con Scorza Riflettente, anche questa è richiesta. E comunque ci riduce il danno e ci aumenta anche il danno da spine. Bombardamento, dovete stare attenti a quando lo attivate, perché servirà solo a conclusione del set, non all'inizio, perché altrimenti rischiate di uccidere i nemici con bombardamento e non far contare il bonus dei nemici, insomma, l'obiettivo è uccidere un tot nemici con danno da spine. Se voi li uccidete all'inizio con bombardamento, quel counter non salirà mai. Il motivo per cui non vi consiglio di non giocare la cinta del bombardamento, perché altrimenti vi fa più danno che utile. Istigazione con spavalderia perché provoca i nemici circostanti e in più aumenta la probabilità di parata, che si traduce in danno da spine. Comandante in capo perché ci riduce il tempo di recupero del carica del destriero e di bombardamento. Fervore perché ci aumenta la velocità d'attacco e abbassa i tempi di recupero. Vergine di ferro perché ovviamente ci aumenta il danno da spine. E raffinatezza ci aumenta la forza per ogni gemma incastonata nell'equipaggiamento. Poi ovviamente io vi consiglio anche in questo caso, visto che dobbiamo uccidere un tot di nemici con un danno da spine, vi consiglio di non portare con voi nessun tipo di seguace. E per quanto riguarda equipaggiamento e abilità, è tutto. Poi, per quanto riguarda invece la realizzazione del set, dobbiamo andare in atto 1, a Nuova Tristram, e andare fuori dalla città, qua su in cima, strada elevata. E da qualche parte, eccolo qua, si presenterà la nostra prova del set. Allora, fatti colpire da 75 lance scagliate da nemici del clan della luna o del clan del sangue. Uccidi 5 elite stando su un terreno consacrato con Scorza Ferrea attiva. Quindi, bisogna uccidere tutti gli elite con Scorza Ferrea e terreno consacrato.
e poi farci colpire dalle lance, motivo per cui abbiamo bisogno comunque di resistere al danno. Quindi vai, iniziamo. Lance. Ovviamente ogni volta che ci attaccano prenderanno danno da spine, quindi non sarà facilissimo farsi colpire troppe volte. Ah, ecco, qui dobbiamo fare scorza terra. Ecco qua. Attenzione a farlo in fretta perché rischiate altrimenti che si uccida l'elite col danno da spine. Attenzione che quando arrivate addosso all'elite, fate attenzione che non abbiate in cooldown scorza ferrea o consacrazione, perché altrimenti potrebbe essere un problema. Ecco l'elite. Non schivate le lance. Non mi vogliono colpire con le lance. Di questi non ce ne frega assolutamente nulla, quindi possiamo anche malmenarli. Non abbiamo in cooldown. Ok, meno male che gli elite hanno un minimo di resistenza in più, perché altrimenti col danno da spine potevano esplodere. Se fate troppo danno da spine e non riuscite a fare gli obiettivi, fate attenzione, magari togliete il topazio dall'arma, oppure insomma state attenti, insomma, fate qualche modifica alla build per renderla più adatta alle vostre esigenze, naturalmente. Ok, sacco di lance manca ancora. Paura praticamente. Ci manca ancora 25 lance. Vai, tante lance per me. Mancano 6 lance. Consacrazione scorzaferrea sull'elite. A questo punto possiamo anche tranquillamente falciare tutto quello che rimane. E infatti eccoci qua. Il tempo c'è. Allora, potreste avere un problema per il discorso del danno da spine. Se avete troppo danno da spine, ovviamente fate qualcosa per abbassarlo, quindi magari togliete l'abbattimento, togliete qualche cosa. Comunque la cosa importante è che aumentate la vostra resistenza per essere colpiti volendo potete anche fare, non lo so, qualcosa di più resistente per voi, magari togliere il bombardamento, mettere qualcosa che vi potenzia, tipo un campione di Akarat, e abbassare il danno da spine, però mettere anche qualche cosa, che ne so, tipo consacrate tipo condanna, per esempio, che magari vi potrebbe aiutare a uccidere quei nemici che non muoiono subito con le spine. Comunque, ecco, fate gli aggiustamenti. Questa è una build che, come avete visto, mi ha consentito di chiudere in 3 minuti e 20 il set. Quindi, come vedete, funziona. E ecco, la cosa veramente fastidiosa è il fatto delle lance, perché dovete stare attenti che se per sbaglio colpite i nemici e non vi tirano lance, fallite il set. E poi vabbè, gli elite li vedete, dovete solo stare attenti, dovete premere, cioè, due skill, una e due, e un secondo, quindi quello non dovrebbe essere nessun tipo di problema. E la mappa, come vedete, è un po' articolata, però neanche tanto, perché se partite da qua fate questa cosa, io sono andato sotto, poi fate
fate così e tornate indietro, tanto col cavallo ci mettete un secondo e poi la chiudete sopra. Non è particolarmente impegnativa, in realtà potreste anche fare tutto un giro qua sopra e poi ritornare giù così. Comunque alla fine lo vedete, non è difficile, è solo un pochino articolata, dovete stare attenti magari agli angolini in cui che non ci si infili nessun mostro e non vi faccia fallire. Per il resto è semplicissimo. Quindi per il momento in bocca al lupo per i vostri set dungeon e per qualunque cosa, come al solito, scrivetemi a me alla pagina oppure fate un commento sotto questo video. Ciao a tutti e in bocca al lupo per il vostro set.